Buonasera a tutte. Buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Ki Tissa. Ciao carissime tutte. Allora, anche la lezione di stasera la voglio dedicare alla mamma, che questa settimana era l'Yortzeit della mamma di Sharon. E la mamma si chiamava Bice Evelyn Chaya Bat Shlomo, no, Bat Klamo, Klamo Eitzhak, Tieni Shmatat Zurura Bitzrora Chaim di Yizichra Baruch. Che porti Brachat, Slachah, Briuta, le sue figlie, i suoi nipoti, da dove si trova, Mitachat Kisei HaKavod, Amen Keni Ratzon, e solo buone cose, veramente, Bezrat Hashem. Inizio il Shiur, adesso che siamo purtroppo in piena guerra, oggi abbiamo sentito anche un altro ennesimo attentato, oh, terroristico, che Hashem abbi pietà del suo popolo e di ognuno di noi. Allora, partiamo con la Tzedakah, chi ha a portata di mano che può fare con me ancora meglio. Leilui Nishmat, Kol HaNirtzachim, HaKadoshim, Sheharfu Nafsham al Kiddush Hashem, Gvarim, Nashim Vetaf. Tihi Nishmatam Tzurura Vitzrora Chaim, Yihi Zichram Baruch, Nishmatam Beginze Merumim, Hashem Ikom Damam. E passiamo invece ai feriti, agli ostaggi, ai malati, Hashem Yavi refuah shlema umushlemet lechol evarehem vegideem shel kol acholim shel kol hapzuim shel kol החטופים שיחזרו לביתיהם אחד אחד בריאים בגופם ובנפשם. לעילוי נשמת אבי מורי רבי ישוע מניזה, לעילוי נשמת אחותי מרים בת רחל ויהושע, לרפואה שלמה של כל החולים וביניהם נחמה מיכלה בת דבורה, נחמה דינה בת שרה, רוזה בת תמר, אני בת קניה ובעלה יהושע לורבר, שוברים ברכופם ובנשם, אמי רחל בת עזיזה, בריאות הנפש, בריאות הגוף, אריכות ימים, פרנסה, שלום בית, תותה לברכות, אינטנטו מתו, אני ברכה מתו, נמונטה, פרטוטו עם ישראל, גאולה פרטית וכללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשך לעולם ועד. דטו צ'ו, partiamo in questi giorni, abbiamo bisogno di tante brachot, di tante tefillot, di tanta tzedakah, che più ne ha più ne metta, perché mai abbastanza, appunto. E allora, partiamo come ogni settimana con la sintesi della parasha di Tissa. Allora, la prima parte non l'approfondirò, e voi sapete anche perché. Vabbè, prima perché abbiamo avuto una bella chiacchiera insieme, secondo anche perché settimana prossima Bezrat Hashem, Parashat Vayakhel, sarà anche Parashat Shkalim, e dunque si leggerà la prima parte di Parashat Ki Tissa, che proprio parla dei Shekalim, dove Hashem appunto ha ordinato a Mosè di contare il popolo, avvalendosi appunto di questo famoso mezzo shekel, che dunque si usava prima per il censimento e poi con la somma poi ottenuta e accumulata, è stata impiegata per la costruzione poi del Mishkan stesso. E questo argomento, che è il primo argomento della Parashat Ki Tissa, lo rivedremo, Bezrat Hashem, settimana prossima, nel senso che settimana prossima appunto si leggerà Parashat Shkalim. E poi abbiamo diversi argomenti in questa Parashah, si parla dunque dopo il Shekel, che Blineder appunto approfondiremo in un'altra sede. E abbiamo il lavabo, e dunque, che era questo lavabo di bronzo, questa conca di bronzo, per dove i Kohanim eseguivano l'ablluzione delle mani, dei piedi, che era una santificazione di fatto, prima appunto di intraprendere tutti i lavori che avevano nel Mishkan, prima nel Betamishdash, dopo ovviamente. Poi, come abbiamo studiato nel corso della mattina di Echittata, abbiamo visto anche l'olio di unzione, che era un olio molto particolare, col quale si ungevano i re, i Coanim e tutti gli oggetti, gli arredi del Mishkan. Poi si passa al quarto argomento della Parashah, che è quello della Ktoret, dell'incenso, dove Hashem indica nel dettaglio tutte le componenti di questo incenso, che poi verrà arso sul Mizbeach HaZa'av, su questo altare d'oro. Poi si passa alla nomina di questo pronipote di Miriam, non altro che Bezalel, figlio di Uri, che era appunto dotato di questo talento geniale per dirigere appunto tutti i lavori del Mishkan, che poi a sua volta lui, discendente dalla tribù più prestigiosa, che era la tribù di Yehuda, al quale si è aggregato
Oliav ben Ahisamach, che era invece della tribù di Dan, che era la tribù meno, diciamo, prestigiosa. Poi ovviamente a loro si sono aggregati tanti altri persone sempre dotate di ingegno, eccetera. Però loro erano, diciamo, gli addetti, i responsabili. Poi abbiamo di nuovo anche in questa parasha il comandamento di osservare lo Shabbat nei dettagli e arriviamo finalmente alle tavole della legge che verranno consegnate, come ben sappiamo, da Moshe Rabbeinu. E poi però Moshe Rabbeinu sale in cielo e nel frattempo Chagiga, perché fanno il calcolo, 40 giorni, come avevamo visto appunto, e lo potete ritrovare nelle registrazioni, tutti i calcoli dei 40 giorni, eccetera. Insomma, fatto sta che sbagliano calcolo, per loro è Mosè che indugia a scendere e realizzano il famigerato vitello d'oro. Hashem avvisa Mosè che è con lui in cielo e gli comunica appunto l'intenzione di annientare tutto il popolo di Israele per questo alto tradimento dell'idolatria. Ma abbiamo tutta la supplica di Moshe Rabbeinu, che supplica di perdonare il popolo. Quando scende, come ben sappiamo, Moshe Rabbeinu fa cadere di proposito, e vedremo questo punto interessante, le tavole della legge, prende il vitello, lo brucia, ne getta le polveri fino a renderlo polvere, poi le polveri lo getta nell'acqua che farà bere a chi aveva peccato. Moshe, assistito in questo caso dai membri della sua tribù di Levi, comanda di uccidere dunque, con la spada tutti i colpevoli e abbiamo 3.000 caduti di questo episodio drammatico della storia ebraica. Una colpa che fino ad oggi ne paghiamo le conseguenze in qualsiasi punizione, diciamo, che Hashem ci dà, c'è anche parte del vitello d'oro, questa punizione del vitello d'oro. Poi abbiamo Mosè che chiede a Hashem di non, appunto, come ho detto, di non sterminare il popolo e imna mecheninam sifrecha shekatat, il famoso pasuk, se no cancellami dal libro, e visto che sono le parole di un tzaddik, e allora anche se era condizione che non li perdoni, e di fatto li ha perdonati, come vedremo, però comunque dal momento che un tzaddik ha pronunciato, in questo caso quello che ha pronunciato, dunque non è stato cancellato, cosa facciamo, dalla Torah, ma sì da una parasha che era la parasha di Tezavé. Poi Hashem comunica che non sarà lui più a condurre il popolo, ma un angelo, e da quel giorno in poi la tenda della famosa tenda di adunanza sarà situata dunque fuori dall'accampamento. E Hashem dunque parlerà con Mosè tramite la nuvola che si poserà appunto sul Mishkan. Poi abbiamo la richiesta di Mosè di mostrare il volto, cioè l'essenza di Hashem, e Hashem che le risponde: Lo ir ani Adam vachai, un essere umano vivente non mi può vedere per definizione, ma sì, può vedere che cosa posteriormente, in che senso, il nodo dei tefillin. Un paio di argomenti vedremo velocemente di svilupparli insieme, di cui questo, che è molto interessante. Poi oggi, nel Humash di oggi, che fa parte di Hamishì della Parashah, abbiamo Hashem che comanda Mosè di scolpire le due nuove tavole della legge, e Hashem proclama e gli rivela anche questo segreto dei 13 attributi di misericordia. Dunque, quando siamo in difficoltà, in Zarà, di risvegliare appunto la misericordia di Hashem pronunciando questi 13 attributi di misericordia. Dunque, ci ha svelato, diciamo, un segreto. E poi, penultimo argomento della parasha, abbiamo le promesse di Hashem di condurre il popolo in terra di Israele e di distruggere i 7 popoli che vi risiedevano, proibizione assoluta di suggellare con loro delle alleanze e ovviamente non seguire, diciamo, il loro credo, in questo caso l'idolatria, e poi abbiamo appunto verso la fine della parasha il sacrificio, si ricorda il sacrificio, il Korban Pesach, Shabbat e il Shalosh Regal Pesach, Shavuot e Sukkot,
e si conclude la parasha con gli ultimi 40 giorni dunque, di Mosè, dove Mosè appunto li trascorre senza mangiare, senza bere, come un angelo, e finalmente quando scende dal volto comunque, si emanano questi raggi di luce, nessuno si può avvicinare, e poi lui però convoca Aaron, i capi del popolo, e insegna loro tutto quello che ha imparato sul monte Sinai da Hashem con Hashem. Dunque trasmette loro la sua conoscenza straordinaria, perché comunque l'unico uomo che conosciamo che è salito nel cielo a studiare la Torah con Hashem. Adesso abbiamo parlato di, allora abbiamo detto che l'argomento del Mahatzat HaShekel di Neder lo riprenderemo settimana prossima. Sì, volevo soffermarmi velocemente su Bezalel, abbiamo detto Bezalel era il pronipote di Miriam. Dunque Bezalel è il figlio di Uri, figlio di Hur, figlio di Oda, no? Abbiamo la discendenza. E dunque se facciamo il valore, se mettete a contare il valore numerico di Bezalel, Uri, Hur e Yehuda, abbiamo un numero 614, che è lo stesso valore numerico di Chochmah, Binah e Da'at. Infatti, nel Pasuk 3 di capitolo 31, cosa è scritto? Va Maleoto Ruach Elohim beChochmah uvitvunah uvedat. Dunque, benvenuta carissima Liliana, è entrata proprio nel momento, hai ricordato Sara Shabbat. carissima, Come non volevo stai? Che bello. disturbarti, Baruch Hashem, adesso No, meglio. Baruch Hashem, Sheti Bria Veshlema. Grazie, grazie, solo mi sono beccata una mega influenza, però Baruch Mamma Hashem. mia, come mezzo mondo purtroppo, ma era Grazie a pesante. Dio. Sì, Baruch Baruch Hashem. Hashem, mille volte. Mi Che fa bello sono. piacere sentirti e vederti. Anche a me, ci siamo viste a Milano, per chi non sapesse. La Pratiti Lait, non una e non due volte. Ecco, Grazie a Dio. Baruch Hashem. Allora, sei entrata proprio nel Pasuk che riporta Chochmah, Binah e Tvunah e Da'at, per essere più precisi. Fantastico, su di te, su tutte noi, Amen Ken Yehi Ratzon, dove Hashem dice che appunto ha colmato Bezalel di ispirazione divina, di saggezza, di intuito, di conoscenza, di abilità. E infatti, appunto, quello che stavo appunto ricordando, che il valore numerico di Bezalel, figlio di Uri, figlio di Hur, figlio di Uda, dunque i nomi Bezalel, Uri, Hur e Uda, hanno valore numerico di 614, esattamente come le parole Chochmah, Da'at, Chochmah, Binah e Da'at. Infatti, appunto, Bezalel godette di queste grandiose doti per i propri meriti insieme a quelli dei suoi padri, ossia Yehuda, Hur e Uri. Dunque, all'epoca dell'edificazione del Mishkan, ricordiamo un punto importante, che Bezalel, secondo il Talmud Sanedrin, 69b, era tredicenne. Mi direte, beh, sorprendente, no, la cosa che un ragazzo così giovane potesse dirigere, come ci spiegano, con tanta abilità, talento e precisione, questa complessa realizzazione del Mishkan e dei suoi arredi. Ma come appunto la Torah stessa dice, Bezalel è stato dotato di ispirazione divina. Dunque, Hashem proprio gli ha dato questo dono, e non solo, cosa i saggi ci insegnano. E qui andiamo al Talmud Brachot 55a, che era in grado, sempre Bezalel, di combinare le lettere sacre, attenzione, con cui erano stati creati il cielo e la terra, dunque quello con cui Hashem aveva creato l'universo, cioè per vedere la grandezza di Bezalel. Dunque questo spirito divino, appunto, di cui era colmo, gli permetteva di conoscere dirigere, e dunque tutto degli utensili, degli arredi. E cosa dimostra? Che come la costruzione del Mishkan era il culto divino e dimora della presenza divina. Un attimo, non so se mi avete sentite. L'ho sentita. Allora, dicevo che cosa dimostra tutto ciò? Questa dote, questa saggezza divina che
di cui era dotato Bezalel, che la come la costruzione del Mishkan, che era a sua volta culla del culto divino e dimora della presenza di Hashem, fosse pari alla creazione di tutto l'universo. Dunque, il Mishkan era in realtà un microcosmo e ogni parte del Mishkan simboleggiava i maggiori elementi, appunto, di tutto il creato. E a proposito, appunto, di Bezalel, che abbiamo ricordato. Adesso volevo anche sottolineare un altro punto molto importante. Mosè, abbiamo detto, ricordato nella sintesi, che vede Vitello d'oro, dunque si trova davanti a questa scena raccapricciante, e la sua reazione è di rompere le tavole della legge. Adesso vediamo, secondo la Hasidut, visto che siamo nella lezione di Hasidut, allora, come il Rebbe in questo caso di Lubavitch ci spiega, che mette in luce la connotazione spirituale e il significato interiore di questo gesto di Moshe Rabbeinu, che a noi a priori sembra un gesto. Un attimo. Ciao Miriam, ciao carissima, Bruhabba'a, Bruhabba'a. Allora, stiamo parlando di questo gesto della rottura delle tavole della legge da parte di Moshe Rabbeinu, e come nell'ottica della Hassidut, ed è come ce lo spiegherebbe. Non solo che questo gesto è stato perdonato, come sappiamo, ma era un gesto addirittura costruttivo. E come? Perché, prima cosa, vediamo che Mosè ottenne l'approvazione di Hashem, e non solo, ma anche ci fu l'incoraggiamento da parte di HaKadosh Baruch Hu. Infatti, come è scritto, Yishar Kochacha Sheshibarta, cioè Yishar Koach, no? Che è l'espressione per dire kol hakavod, che hai rotto le tavole. Allora, questo incoraggiamento ovviamente doveva derivare, come dicerebbe, sicuramente dalle conseguenze positive di questi eventi. E vediamo cos'era la conseguenza, perché rompendo le prime tavole della legge abbiamo avuto il merito di avere le seconde. E in cosa, diciamo, prevalevano le seconde? E le seconde erano arricchite di halachot, di midrashim, di agadot, questo secondo non midrash, però ovviamente ci si pone una domanda, dice come mai, dunque a priori, se queste seconde tavole erano così, diciamo, più ricche in, come abbiamo detto, midrashim, halachot, agadot, eccetera, perché a priori e Hashem non ha incluso tutto ciò nelle prime tavole, dunque perché non evitare che Hashem appunto rompesse queste tavole e le chatrilà a priori nelle prime tavole che ci fosse tutto. Allora, Rebbe spiega appunto che in un certo senso questa Torah scritta, dunque prime tavole rivolgendosi, è limitata in quanto non. In realtà non si può, infatti anche nella Torah anche scritto, non si può né aggiungere né togliere nulla. Sì, ve lo tigrà anche il divieto. Per quanto riguarda invece le innovazioni a cui la Torah orale può dare origine, non c'è limite. Dunque, grande differenza. Dunque, l'infinità della Torah orale è espressione in realtà di quella divina, e al momento del dono della Torah, il popolo ebraico, in che stato spirituale si trovava, come tutti sappiamo, al massimo livello di spiritualità, dunque uno stato eccelso. Però, strano a dirsi, questo comportava una mancanza, determinata mancanza, adesso vediamo, perché in realtà erano consapevoli di questo altissimo livello in cui si trovavano, e questo rese possibile il sentirsi, diciamo, o rese impossibile sentirsi umili, mettiamola così, ecco. E perché in realtà, l'umiltà, come voi ben sappiamo, l'umiltà, la sottomissione alla volontà di Hashem, eccetera, dunque una persona può veramente sentirsi umile e deve sentirsi umile per percepire l'infinità di Hashem, cioè
anche un minimo di vanità è già un blocco per questa percezione del divino. Dunque, il popolo ebraico, come dicevamo, nel momento del dono della Torah, non poteva appunto accogliere questo aspetto infinito della Torah orale, perché appunto era a questo livello troppo alto e dunque un rischio anche questo. Vabbè, mi riporta un'altra sechà che però non ho tempo adesso di riprendere. Comunque, gli eventi, concludiamo questo punto, che gli eventi legati al vitello d'oro fecero nascere sì sentimenti di umiltà e ha permesso loro appunto di ricevere sì la Torah orale con tutti i suoi insegnamenti che abbiamo detto sì illimitati. Dunque, questa prima rottura delle prime tavole è metafora dell'umiltà del popolo ebraico che permise in un secondo tempo di raggiungere questa vera grandezza spirituale alla quale aspirava veramente. Dunque, ecco qui un pensiero molto bello, molto profondo della Chassidut che Rebbe ci ha trasmesso. E nel 32esimo capitolo, e sapete che 32 in ebraico è Lamed Vav, sarebbe Lev, cuore, e allora andate al 32esimo capitolo appunto del Humash Shemot. Ecco, vedo Miriam già bravissima, vedete, 32esimo capitolo, 32esimo Passuk, cosa è scritto? Mosè dice: se perdonerai il loro peccato sarà bene, altrimenti cancellami per favore dal libro che hai scritto. Imnan Mechenina Missi Frechasher Katata. E dunque, qui cosa vediamo? L'amore di Mosè Rabbeinu, che era così profondo, così grande per gli ebrei, da spingerlo a rinunciare alla sua amata Torah, infatti la Torah si chiama Torat Moshe, no? Quindi chiamata Torah di Moshe. E nel caso, come abbiamo visto, se Hashem non avesse perdonato il popolo, non a caso, appunto, ecco perché vi ho detto, guardate, questa richiesta, dunque di essere cancellato dalla Torah, si trova nel 32esimo Pasuk, Lev, del 32esimo capitolo, Lev. E tutto il dialogo fra Mosè e Hashem, dunque riguardo al peccato del vitello d'oro, figura alla pagina 32 del trattato di Berachot del Talmud. Dunque tutto si ricollega all'Eva, al cuore, dunque perché Mosè pregò per la salvezza degli ebrei nella maniera appunto più profonda, dal più intimo del suo cuore. Dunque era veramente, ne abbiamo la prova, che questa sua richiesta era una richiesta profonda, vera e sincera. E passiamo al capitolo, l'ultimo passo del capitolo 33, dove Moshe Rabbeinu chiede di vedere dunque l'essenza di Akadosh Baruch Hu, e Hashem dice no, non puoi, se non che mi vedrai da tergo e il mio volto no. Allora, dunque, cos'è che ha visto, come dice Rashi? Vedrà il nodo dei miei tefillin, dice Rashi. E infatti, i tefillin dell'uomo sono una manifestazione della gloria, e della sua gloria, quelli di Hashem sono una manifestazione della gloria divina, proprio vera e propria, parlando dei tefillin di Hashem. Dunque Hashem non mostrava a Mosè la sua vera gloria, ma una forma parziale espressa appunto da questo nodo dei tefillin, negato proprio qui dietro alla nuca. Adesso vediamo come, appunto, essendo una lezione di Chassidut, vediamo come l'ottica di Chassidut. Dunque il Rebbe sempre ci spiega, approfondisce, diciamo, questo argomento e mette in luce questo significato simbolico di questo nodo dei tefillin. Come abbiamo detto, questo dialogo segue questa supplica di Moshe Rabbeinu prima di perdonare appunto il popolo. E cosa vede Moshe? Hashem avvolto in questo talit e in questi tefillin, e indossava, dunque avvolto nel talit e indossava i tefillin. E cosa insegna Hashem a Moshe? Cosa sono i talit? Cos'è il tefillin? Cosa indica la tefillà, la preghiera? Perché come fino ad oggi
soprattutto in questo caso gli uomini, per pregare indossano il talit e tefillin, giusto? E dunque, non solo, dunque gli trasmette le parole da recitare per ottenere questa espiazione divina e la misericordia. Infatti abbiamo letto i 13 attributi di HaKadosh Baruch Hu, che è Rahum. Dunque dice Hashem, se desiderate ottenere il perdono, emulatemi. Nel senso, dovete indossare il tefillin e il tallit e pregare come vi insegno. E vabbè, poi il Rebbe entra in questa cosa che abbiamo anche studiato noi nel Tanya, che in realtà il fatto che un ebreo possa compiere il contrario della volontà divina, cioè un peccato, un errore, in questo caso un peccato, in realtà è un fenomeno inspiegabile, perché essendo un ebreo credente per definizione, sarebbe illogico contrastare la volontà di Hashem. Dunque Hashem è colui che, come sappiamo, ha creato e crea, ricrea in continuazione, come appunto lo spiega la Kabbalah e la Hasidut, il mondo e l'universo, e Hashem colma appunto tutto il creato di sé, o tutto il creato è colmo di Hashem, come abbiamo visto appunto l'altro giorno. E per questo, ecco perché Hashem mostra a Moshe Tfilin e Talit, perché i primi sono in un ricordo fra gli occhi, quello che diciamo nello Shema Israel tutti i giorni. E a proposito di Talit, in Bamidbar 15:39 è detto: vedrete, ricorderete. Dunque, anche il Talit è quello che nel vederlo ricordiamo. Salite con il zizzite, eccetera. Dunque, il nodo dei tefillin è metafora della maniera più efficace di preservare la memoria. Infatti, quando uno deve, una volta per ricordarsi qualcosa, cosa fa? Fa un nodo, no? Annoda un fazzoletto, no? Così mi ricordo. Dunque, per espiare i peccati e non ricadere più, è necessario rafforzare appunto la memoria, tenendo appunto sempre quale memoria, tenendo presente che Hashem è il creatore, è colui che rigenera, come la Kabbalah spiega, di continuo il creato. E questo fa sì che appunto non cadiamo nell'errore e nel peccato. E in realtà ci sono ancora innumerevoli spiegazioni meravigliose sulla Parashah, ma ci accontentiamo e passiamo alla seconda parte molto importante che stiamo studiando ultimamente, che è quella della Haftarah, per arrivare pronte all'Haftarah di questa settimana. Siamo in Mlachim Aleph, re 1, capitolo 18, dai Psukim 1-19. Allora, siamo all'epoca di Eliyahu HaNavi, e dove su Israele regnava questo re malvagio, sposato a una delle regine più malvagie della storia, veramente, del popolo ebraico in particolare. Dunque, Ahav, figlio di Omri, era ancora più malvagio dei suoi predecessori, che già la dice lunga, e quando una volta appunto incontrò Eliyahu HaNavi e gli chiese: ma com'è che spieghi il fatto che la maledizione di Moshe in Dvarim 11, capitolo 11, Psukim 16, 17, che se devierete adorando divinità altrui, Hashem si adirerà e tratterà il cielo, vuol dire che non ci saranno più piogge. Dice: ma intanto tutto il popolo adesso idolatra e la pioggia continua a cadere. Cosa fece Eliyahu HaNavi? Immediatamente giurò ad Ahav che da quel momento non ci sarebbe, la pioggia avrebbe cessato e sarebbe tornata solo per suo ordine, come è riportato nel Talmud di Sanhedrin. E dunque abbiamo questo incontro, abbiamo detto, e abbiamo tre, dopo questo incontro abbiamo 3 anni appunto di siccità, e in questi 3 anni però appunto, grazie a questa sì punizione divina, tanti hanno sì fatto Teshuvah Baruch Hashem, se non altro. E ovviamente il legame con la Parashah è il fatto che, come nell'Haftarah, abbiamo questi rimproveri di Eliyahu HaNavi, profeta, per il popolo per aver seguito l'idolo, in questo caso era il Baal, che era una divinità di un culto molto diffuso allora nell'antichità,
E nella nostra parasha abbiamo visto i rimproveri di Mosè in seguito appunto al vitello, peccato capitale del vitello d'oro. Allora, vediamo un attimo questa bellissima Haftarah. Dunque, terzo anno appunto dopo la carestia, la parola di Hashem giunge a Elia Navi dicendo, dunque Hashem parla di Elia, dice, va, presentati al cospetto di Ahab e manderò la pioggia sulla terra. Elia si reca a comparire al cospetto di Ahab e quando la carestia era ancora molto grave, e dove di preciso a Shomron. A Shomron, giusto per capire un attimo, era la capitale del regno, che era il regno quello che era contrapposto al regno di Judà, perché a partire da Rehabam, come sappiamo la storia, Rehabam era figlio di Shlomo, Shlomo Amelech, dopo Shlomo al figlio Rehabam. E dopo, appunto, dopo Rehabam, il regno di ebraico fu suddiviso in due, quello di Judà, che appunto comprendeva la tribù di Judà, e di Beniamin e quello invece di tutte le altre 10 tribù di Israele. Dunque, dunque la carestia era molto grave, Elia si reca e compare davanti a Ahab a Shomron, dunque a questa capitale del regno di Israele, e Ahab a sua volta convoca Ovadia, che era il proposto al palazzo reale. Allora, Ovadia, che era uno, infatti, tra i profeti, se guardate, di Treasar, abbiamo Ovadia. Dunque, Ovadia però, a differenza di Ahab, che era un malvagio, rascià, idolatra e di tutto di più, Ovadia era molto timorato di Hashem, come lo dice proprio il Passuk stesso. E quando Isebel, la malvagia moglie, malvagia, crudele, moglie di Ahab, aveva sterminato i profeti di Hashem, perché lei aveva comandato di sterminare i profeti di Hashem, Ovadia aveva preso, con un rischio totale della sua vita, 100 profeti, li aveva tenuti nascosti, 50 in ogni grotta, cioè in due grotte, 50 per ogni grotta, e li ha nutriti con cibo, con acqua. Adesso Ahab cosa dice a Ovadia? Recati a tutti i ruscelli, a tutte le sorgenti d'acqua del paese, forse troveremo dell'erba e manterremo in vita i cavalli e i muli, in modo da non perdere appunto il bestiame. Allora si suddivisero fra loro il paese per attraversarlo, Ahab andò in una direzione e Ovadia nell'altra. Ovadia per strada scorse Elia Hanavi che gli veniva incontro, lo riconosce, si prostra al suolo in segno di cavò di onore, e gli chiede, ma sei proprio tu, Eliahu, mio signore? Al che Eliahu le risponde, dice, sì, sono io, e va a dire al tuo signore, cioè Ahab, ecco Eliahu. E a quel punto Vadia gli dice, ma che colpa ho commesso perché tu consegni il tuo servo a Ahab perché mi metta a morte? Perché ovviamente rischiava la vita. E dunque, un attimo, so, c'è un rumore, vabbè. Ok, scusate, no, ho sentito un rumore. Allora, dice, giuro su Hashem, oh Dio, che non c'è popolo o regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti, perché appunto, per capire, per chi non sapesse, Ahab ha cercato Elia una vita per tutto per poterlo mettere a morte. E infatti, Isabel era riuscita a sterminare i profeti, ma non Eliahu. E hanno tutti detto: non c'è, nessuno ti ha trovato. Ha fatto anche giurare a questi popoli e ai reni di non averti trovato. E ora tu mi dici a me, dice Ovadia a Eliahu Navi, vai a dire: ecco, Eliahu Navi, l'abbiamo trovato. E quando io sarò andato via da te, uno spirito di Hashem dice appunto: ti trasporterà in un luogo che non conoscerò. Quando andrò a riferire le tue parole ad Ahab e non ti troverà, mi ammazzerà. E il tuo servo teme Hashem fin dalla sua fanciullezza. Dunque, per carità, non merito, io sono un timoroso di Hashem, non far sì che Ahab mi metta a morte. E poi continua, dice, non è forse stato narrato a mio signore ciò che feci quando Isabel uccise i profeti di Hashem. Infatti ricorda in questa occasione
Ovadia ha e Yaonavi nascose 100 uomini, 50 per grotta, li nutrì di pane e acqua. E adesso, cioè, per ringraziamento, cosa mi dici? Vai a dire al tuo signore con Yao, che ovviamente se gli riferisco che sei in vita, la mia morte è sicura. Al che Eliau gli rispose: giuro su Hashem Beneschiere, al cui cospetto mi trovai, che mi farò vedere da lui. Cioè tu, non perché lui cosa aveva paura, dice, tu ovviamente non ti vuoi far vedere da Ahab, perché se ti fai vedere ti ammazza. Allora io se vado a dirgli che ti ho visto e poi non ti trova, mi ammazzerà a me. Dice, tu non ti preoccupare perché sì, stavolta mi farò vedere. E a questo punto, quando ha giurato su Hashem, Bereschiere, eccetera, e gli ha una V, comunque, e a quel punto Vadia va, riferisce a Ahav le parole di Eliyahu Navi, e Ahav dunque gli va incontro. Quando vede Eliyahu Navi, cosa gli dice? Sei tu colui che causa la rovina di Israele? No, per l'assurdo ovviamente. Allora Eliyahu Navi dice: non sono io ad aver causato la rovina, ma tu e la casa di tuo padre, abbandonando le mitzvot di Hashem e seguendo gli idoli, in questo caso i Baalim. Dunque, manda a chiamare a raccolta tutto Israele sul Monte Carmel, e insieme ai 450 profeti del Baal, perché questo Baal, questo idolo, aveva 450 profeti, e ai 400 profeti dell'Asherah che mangiano alla tavola di Isebel, perché Isebel, la moglie, mangiavano alla sua tavola tutti questi profeti, che non erano profeti, che erano idolatri, profeti di idolatria. Dunque, Ahav acconsente alla richiesta di Eliyahu Navi, fa chiamare tutti Bnei Israel, tutti i profeti su Monte Carmel, e Eliyahu cosa dice? Pone una domanda a tutto il popolo, una domanda che è molto conosciuta, è usata un po' come espressione fino a oggi anche nelle espressioni di ebraico moderno, no? Quando uno vuole dire no, fino a quando fa il gio doppio gioco, allora si usa questo passo. Ad matai a tempo srimal shnei asifim, fino a quando salterete da un ramo all'altro. Cioè, se Hashem è vostro Dio, seguite Hashem. Se Dio non voglia il Baal per voi, allora seguite lui. E il popolo non risponde nulla, non risponde a questa domanda molto forte. A quel punto Eliyahu disse al popolo: sono rimasto unico profeta di Hashem, visto che appunto tutti gli altri, Isebel e Ahab, li avevano messi a morte, mentre i profeti del Baal sono 450. Allora cosa dice? Che loro ci diano due buoi, si scelgono un bue, lo squartino, lo mettono sulla legna, ma non devono accendere il fuoco. E io farò lo stesso con l'altro bue. Poi voi invocherete il nome del vostro Dio, cioè del vostro idolo. Io invocherò il nome di Hashem, e la divinità che risponderà col fuoco sarà la vera divinità, il vero unico Dio. A quel punto il popolo acconsente, dice: buonissima proposta. E dunque poi Eliyahu si rivolge ai profeti del Baal e dice: dunque, sceglietevi questo bue, sceglietevi il bue, preparatelo, e da allora a loro dunque la precedenza. Voi siete anche la maggioranza, dunque voi avete diritto alla precedenza. Invocate pure il nome di vostro Dio, però attenzione, non accendete il fuoco. Ed è quello che fecero. E la mattina, fino a mezzogiorno, oh Baal, rispondici. Ovviamente non c'era nessuna voce, nessuno che rispondesse. E allora saltellavano sull'altare, no? L'altare che avevano eretto. A un certo punto, a mezzogiorno, Eliyahu comincia a schernirli. E dice: invocate a gran voce, perché forse voi sostenete che è un Dio, ma forse è impegnato in una conversazione, in una guerra, forse a fare i suoi bisogni, forse sta dormendo. Dunque, se alzate la voce, forse lo svegliate, no? Ovviamente era scherno. E questi però l'hanno preso sul serio, loro incominciano a gran voce, no? A urlare ancora di più. E addirittura si procurarono delle ferite con delle spade, con delle lance, che era uno dei folli rituali appunto di adorazione per questo Baal, finché proprio colavano sangue da tutte le parti. E trascorso mezzogiorno iniziano a profetizzare fino al momento dell'offerta preveritiana, ma niente, nessuna voce, nessuno che rispondesse o ascoltasse.
ve'en kol ve'en non e ve'en kashe, anche queste sono espressioni che fino ad oggi, en kol ve'en non e, se siete stati in Israele avete sentito questa espressione, anche qui presa appunto da questo Perek e da questo Passù, dice ve'en kol ve'en non e, dunque non c'è, quando uno vuol dire non c'è nessuno che ti sente, en kol ve'en non e, perché nessuno appunto, non c'era nessuno che rispondesse o ascoltasse. Elia Unevi a questo punto si rivolge al popolo e dice: avvicinatevi a me, e ricostruì l'altare di Hashem, che era quello che era stato distrutto. Prende 12 pietre, ovviamente non a caso, perché dunque costruì Elia Unevi un altare in onore di Hashem, il cui nome fu denigrato dalle 12 tribù, dalle 10, perdon, dunque finendo dall'epoca di Yerovam. E dunque prende queste poi 12 pietre che ovviamente, come tutte sappiamo, si riferisce alle tribù dei figli di Jacob, dunque 12 tribù, e dice, è raggiunta la parola di Hashem, e dice: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare in di Hashem, attorno all'altare fece un fossato ampio come due semi di semenza, lì dispose la legna, squartò il bue e lo collocò sulla legna. E poi chiese: riempite quattro brocche d'acqua e versatele sul sacrificio e sulla legna. E questo perché queste quattro brocche d'acqua, come ci spiegano i Mefarshim, per rendere ancora più grandioso il miracolo. Dunque, in tutto abbiamo 12 brocche, come anche qui, anche il numero delle tribù. Dunque, tre volte 4 brocche, 4, 8, 12, che per ricordare, e perché 3 volte 4, 3 per ricordare i padri, dunque i tre padri, di cui ora aveva richiamato i meriti, perché, come sappiamo, ogni volta che si è in difficoltà, ricordiamo i meriti dei nostri padri. E dunque, l'acqua. Tutta quest'acqua scorse intorno all'altare, anche tutto il fossato si riempì d'acqua, e al momento dell'ora, diciamo, dell'offerta per meridiana, Elia Navi si fa avanti e dice: Hashem, Dio di Abraham, di Yitzhak e di Israele, ricorda appunto i tre patriarchi, oggi si riconoscerà che tu sei il Dio di Israele e che io, Eliahu, sono il tuo servo, e che secondo la tua parola ho eseguito queste cose. Dunque, in realtà, era, in quel periodo era vietato di norma erigere un altare fuori dal santuario. Dunque, questo fatto che Elia Navi avesse eretto questo altare era un'eccezione alla regola, ma che sia chiaro che era un'eccezione alla regola, che l'ho fatto secondo. Diciamo le tue parole, dice Mosè, dice Eliyahu a Eliyahu Navi: rispondimi Hashem, rispondimi, e che questo popolo sappia che tu Hashem sei Dio, sei stato tu a far volgere indietro il loro cuore. E a quel punto un fuoco cadde dal cielo, da Hashem, consumò il sacrificio, la legna, le pietre, la polvere, prosciugò tutta l'acqua. E a quel punto tutto il popolo vide, si prostrò e tutti insieme dissero: Hashem è il Dio, Hashem è il Dio. E quando abbiamo violetto non è passù, che il popolo sappia che sei tu, diciamo, dietro tutto ciò, dunque non è una mia idea. E infatti dice: se oggi tu, dice Eliyahu Navi, a Hashem risponderai, il popolo crederà in me non solo adesso, come tuo profeta, ma soprattutto nella mia ultima importantissima missione, che è quella di annunciare l'arrivo di Mashiach. Leggiamo insieme per chi può questi psukim, perché sono bellissimi, e mentre li leggiamo, come allora Eliyahu Navi aveva invocato e supplicato Hashem che risponda alla sua tefillah, così che Hashem risponda a tutte le nostre tefillot di salvezza per i malati, per i feriti, per gli ostaggi, per ognuno di noi in ciò che ha bisogno di rifuah shlemah, di bri'ut, di parnassah, di shalom bayit, di
Kol tu batova nirevanida. Dunque, tutti insieme concludiamo con questa supplica, con questa preghiera. Aneini Adonai, Aneini, veyedua mazeh ki atta Adonai Elohim, veatta hasibota elibam achoranit, ותפול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לכך וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים cosa che passò che ripetiamo tante volte nei giorni solenni come sicuramente te voi avete riconosciuto e che Hashem come allora anche adesso possa ascoltare tutte le nostre suppliche tutte le nostre filotte. E Bezrat Hashem possiamo avere solo e soltanto buone nuove Battova Nireve Aniglà. Ragazze fantastiche, Chazaku Baruch, vi auguro un bellissimo Shabbat. Un attimo.